Diletta e Roberto, la coppia più amata dell'ultima edizione del Grande Fratello, la numero 13, hanno incontrato i fan nella provincia di Torino. In particolare, il teatro dell'incontro è stato presso le piscine Villa Clici, nel San Secondo di Pinerolo. La location ha il suo fulcro, una grande piscina immersa nel verde, dove, accanto a una struttura ricettiva come l'hotel a 4 stelle, rappresenta nei dintorni un centro attrattivo apprezzato da tutti. Come ci racconta il responsabile della struttura ricettiva. Ciao a tutti, questa sera è una sera particolare perché abbiamo Roberto e Diletta qui ospiti a Villa Glicini, ristorante Il Crutin, ristorante, pizzeria e birreria, e San Secondo di Pinerolo. Questa è la nostra struttura, è formato dall'albergo, piscina, idromassaggio e laguna per bambini. Posto tranquillissimo, un posto bello, veniteci a trovare. Ma torniamo ai due ospiti che hanno catalizzato l'attenzione di tutti. Autografi e foto si sono sprecati per una coppia che veramente ha lasciato il segno. E del resto la simpatia e l'umiltà con cui si porgono non lo scopriamo di certo noi. Conosciamoli meglio, cominciando dalle loro sensazioni sulla serata e sull'ambiente che li ha ospitati. Sì, no, una bellissima location, un bellissimo posto, insomma, una bella piscina, poi tanta gente, insomma, siamo contenti. Sì, si parlava di un mezzo metro di pizza in arrivo, lo aspettiamo con ansia, vediamo la fantasia del pizzaiolo, cosa ci porterà, cosa ci regalerà. Senti, è innegabile fare anche un tuffo. Adesso nel passato, poi parliamo anche del futuro, quindi insomma l'esperienza è importante del Grande Fratello, soprattutto seguiti da tantissimi fan, più di 300.000, giusto? Sì, tra tutti e due, più la pagina di coppia, sono veramente tanti che insomma ci seguono, ci supportano da quando siamo, durante il percorso in casa, in realtà anche quando siamo usciti, quindi siamo molto contenti e cerchiamo di coinvolgere il più possibile, nonostante, come diciamo sempre scherzando, la discrezione un po' la caratteristica che ci contraddistingue in realtà, però ci seguono e ci fa molto piacere questo. Sì, qui a Torino come a Roma, come a Milano, incontriamo sempre in strada o addirittura i raduni che facciamo, quindi abbiamo fatto più raduni per vedere la possibilità di parlarci proprio uno per uno. Infatti la cosa bella poi alla fine, a parte le pagine, avere proprio il contatto fisico con le persone che abbiamo visto, sono dai bambini alle mamme, ai papà, si parla un po' di tutto e questa è una cosa bella che unisce sicuramente, no? Poi al di là dell'esperienza televisiva. Questa cosa ci riempie d'orgoglio, anche sai, i consigli che ti chiedono, magari per una sfumatura che è uscita fuori dentro, da lei, da me, scambiare opinioni, è una cosa veramente interessante che non pensavo, non ci avevo pensato in realtà all'inizio dell'esperienza, prima di iniziare questa esperienza. E devo è dire nata, che è nata molto bene. Sì. Sì, c'è un piccolo progetto insomma in serbo, speriamo che vada a buon fine. Per quanto mi riguarda, diciamo che gli ambiti in cui mi piacerebbe un pochino approfondire e insomma imparare sono sia quello radiofonico sia quello proprio del televisivo, però a livello insomma di magari presentare, quindi presentazione di eventi, di non so, magari un programma in futuro, quindi spero di avere l'opportunità insomma di imparare questo lavoro e che possa magari diventare, chi lo sa, poi il lavoro poi della mia vita, no? Per cui vediamo, anch'io sono qui alla porta, alla finestra che aspetto e eventualmente con positività prenderò quello che viene. E proposte ce ne sono state, piccoline, anche di più grandi, vediamo un po' cosa si concretizzerà. Insomma, io la passione che ho è innata per quanto riguarda l'approfondimento di culture, viaggi, posti nuovi, questo non lo nego. Però devo dire che alcune proposte mi hanno fatto pensare anche a altri ambiti interessanti in cui chiaramente ti puoi esprimere e quindi trovare soddisfazione poi per il futuro. Partendo dal presupposto che questo non è il nostro lavoro, lo stare davanti alle telecamere non è quello che facciamo abitualmente, quindi in realtà c'è stata presentata in realtà questa opportunità, quindi questa occasione, abbiamo fatto questa esperienza e però sicuramente siamo dei ragazzi assolutamente normalissimi, infatti ogni tanto vediamo magari il modo in cui la gente si approccia a noi, no? Come se avessero visto, in realtà diciamo ragazzi siamo dei ragazzi normalissimi che sono stati in qualche modo trovati per fare questa esperienza, ma potevate essere insomma pescati voi in qualche modo, no? Per strada. Per cui in realtà cioè, è soltanto l'esperienza che poi ci contraddistingue, che è un po' particolare, ma noi, cioè io personalmente sto continuando il mio percorso, mi sto laureando, lui anche, cioè nel senso ognuno dei due comunque continua quello che stava facendo prima, magari sognando di poter eventualmente magari provare invece esperienze diverse come abbiamo detto prima, insomma, magari in altri ambiti che
chi lo sa, potrebbero diventare poi un po' il nostro futuro. Sì, no, esattamente, appoggio quello che dice lei. Per riprendere il discorso iniziale, io ho un aneddoto che sulle pagine Facebook mi ha scritto un ragazzo, una volta ho risposto tranquillamente con un saluto, dimmi, e lui mi ha mandato due messaggi esterefatti, tipo, mi rispondi? Poi la risposta mia è stata, sono una persona normalissima come te, non è, se mi arriva un messaggio Facebook e rispondo, insomma, quindi sì, è vero, chiaramente sono cose che ti lasciano un po' bocca aperta all'inizio, però poi piano piano fai capire alle persone che sei normalissimo come loro, anzi forse anche di più, certo. Anche perché in reality l'esperienza che abbiamo fatto è proprio quella, vedere persone normali in un contesto televisivo, no? Quindi sotto le telecamere, quello che esce fuori poi può piacere o no. Però siamo noi. Quindi ecco, questo, insomma, almeno questo. Grazie, un saluto a tutti gli amici di FanTV e speriamo a presto. Un saluto a tutti e ciao a FanTV. Grazie. Grazie.